La diffusione dello stile barocco durante il Seicento si deve all'esigenza di ristrutturazione della Chiesa cattolica, che aveva subito gravi contraccolpi dalla riforma luterana, che ne aveva smascherato vizi e debolezze. Ci troviamo all'interno del Museo del Tesoro di San Gennaro e l'allestimento è un vero e proprio viaggio tra le bellezze e le radici di Napoli. Napoli, un percorso nel barocco. All'interno del museo si possono ammirare gli affreschi di Luca Giordano, il più barocco dei pittori napoletani del Seicento. Nella cappella del Duomo è esposto il reliquario del sangue di San Gennaro, donato nel 1305 da Carlo d'Angiò. Ancora oggi si trasportano le ampolle del sangue in processione con il miracolo della liquefazione. Ora invece ci troviamo al Pio Monte della Misericordia, un'istituzione dedita alla beneficenza fondata nel 1602 e autorizzata dal Papa Paolo V e dal Re Filippo III di Spagna. La cappella del Pio Monte della Misericordia custodisce un capolavoro assoluto della storia dell'arte, il quadro di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, le sette opere della Misericordia. In un vicolo della città, ecco che arrivano dei cavalieri. Accanto c'è un pezzente che chiede l'elemosina, miseria e nobiltà. Entrano in un'osteria da cui si affaccia un oste. Più in là una donna allatta un vecchio carcerato e dietro l'angolo, come sempre nella vita, la morte. Ma intanto dal balcone si è affacciata una bellissima donna partenopea con il figlio al seno, circondato da angeli che le fanno la corte, si affaccia dal balcone da cui pendono al vento le lenzuola della Napoli di ieri come della Napoli di oggi. Napoli, un percorso nel barocco. Il percorso continua in un altro dei gioielli della Napoli barocca, il complesso monumentale Donna Regina, dove ci troviamo ora. Nella cappella dell'Immacolata vediamo il San Michele Arcangelo che tiene sotto i piedi il diavolo, un tema, questo della lotta tra le forze del bene e quelle del male, molto caro a tutto il barocco. Ed ora si continua sempre con il barocco al Museo Madre.